Campagna elettorale on the road per il candidato sindaco di Pescara Domenico Pettinari. La scelta di Piazza Salotto per la conferenza stampa di presentazione di parte del suo programma elettorale e gli incontri oggi e domani con i cittadini in strada. Tra le priorità, porto, aeroporto, decoro urbano e strade, risanamento dei danni del centrodestra, tagliacorto Pettinari e ancora la sicurezza. Ieri abbiamo fatto questo tavolo. Naturalmente sono venute fuori delle priorità, tantissimi temi, tantissime cose importanti, ma delle priorità. Porto, io ho parlato con tantissimi, con l'economia possiamo dire, il nostro mare, con tantissime persone che hanno le barche, si continuano ancora ad ingaggiare. Il nostro porto è un porto non fruibile, dove c'è veramente tantissimo disagio, c'è un'economia marittima completamente al collasso. Lì bisogna fare un'opera di dragaggio seria, ma non solo, terminare i lavori, ultimare i lavori del porto, risolvere il problema e poi, lasciatemi dire, ripristinare un collegamento sponda a sponda. Dobbiamo riportare qui turisti e quindi incrementare la ricchezza di questo porto. Per spostarci all'aeroporto, anche lì si sono perse tantissime rotte, c'è bisogno di una politica attiva e stiamo facendo studi e progettazione per riportare nuove rotte all'aeroporto di Pescara. Decoro urbano e strade, c'è bisogno, dice Pettinari, di una grande operazione di bonifica della città, adesso è sporca e maleodorante ed è una vergogna. C'è l'esigenza, attacca ancora Pettinari, di attuare una politica che inverta la rotta per risanare i problemi che questa amministrazione ha creato. Perché i nostri cittadini non ce la fanno più con strade completamente ammalorate. Il caos della raccolta differenziata, non possiamo dimenticarlo, dove i bidoncini vanno svolazzando da una parte all'altra. Io ho proposto delle piccole micro isole ecologiche dedicate al servizio dei palazzi e riparare tutti i danni di questa amministrazione. Viale Marconi, la strada Parco, che deve essere una strada che fa salute e benessere per i nostri cittadini, via Fornace Bizzarre per partire a via 8 Marzo, dove hanno tolto un polmone verde, vogliono togliere un polmone verde per mettere un ospedale di comunità, e il taglio indiscriminato degli alberi. Sulla sicurezza urbana abbiamo anche lì le idee chiare, vanno incrementate le forze dell'ordine, soprattutto della polizia locale.